Un altro gatto nella scatola del giorno di Jurin. Srillendorf. Dusseldorf. Dusford. Giorno Giorno 26. 26. Lei è Davide. Lui è Elisa. E lui è Schrödinger. Stiamo vivendo un tempo surreale. La clausura ci sta facendo perdere il senso delle cose. Oppure ce lo sta facendo ritrovare. Dalla raccolta di racconti Dialoghi a Bogognò di Celio Vada. Il quello. Non credevo che avrei vissuto abbastanza per vederlo nero sul latte. Disse la contessa Maninoff, abbracciandosi tutta. La stanza risplendeva, illuminata dai candelabri di Obobobobo. Una penombra sinistra si affacciava e poi tornava indietro. Non ti aspettavo così. Così, così. Esclamò vedendo il porco. Ti avevo detto che qui non si fa credito, neanche un po', ribatté quello, che proprio non voleva saperne. È una maledizione complicata la mia. Me l'hanno detto. Chi? Chi cosa? Chi cosa cosa? Chi cosa? Che cosa cosa? E non ti sembra abbastanza complicata? La contessa si passò una mano sugli occhi con fare sconsolato. Le sembrava abbastanza complicata. Credo che adesso dovrei ucciderti. No, e perché? Va bene, allora no. Il porco potrebbe adesso spiegare anche a noi il perché delle cose. La Macarena non è molto lontana. Il nemico potrebbe scoprirli se non fanno in frettò. Il tempo era scandito dalle ramifere di un carillon lontano. Il cuore Che cos'ha? non è il mio. E allora lasci stare i cuori altrui, che già ne hanno di pene, argomentò il porco fumando un candelabro. Il palazzo Bogognò era illuminato nel silenzio. L'unico rumore che si poteva udire era quello dei due amanti. Al piano di sotto, vicino alla cucina, quella rossa. Ma presto sarebbero arrivati. Entrambi lo sapevano, c'era giusto il tempo di un budino. Il corvo entrò dal finale perché era aperto. A domani. Forse.